Ma che fregatura è? Almeno per rispetto, certe cose vanno dette prima. Sono passati esattamente 6 mesi da quando sono diventato vegano, quindi è arrivato il momento di tornare a fare gli esami del sangue. Andiamo. Permesso. Buongiorno. Sempre lo stesso medico. Non ti manca la carne, no? Farei anche meno della carne e del pesce se potessi mangiare tutti i giorni il formaggio. Carboidrati e formaggio, io della mattina vita. A posto. Grazie. Ciao. Intanto che aspettiamo gli esiti degli esami del sangue, voglio fare un resoconto di questi 6 mesi e in particolare vi voglio dire tutte quelle cose che i vegani non vi raccontano. I vegani. 1. Ma vi rendete conto che io ero il king della griglia? E adesso quando ho fame mi viene la colina in bocca pensando a un minestrone o una verdura. Ma che fregatura è? Almeno per rispetto, certe cose vanno dette prima. 2. Da quando sono vegano non ho più avuto un raffreddore, non ho mai più avuto il naso tappato. Non puoi nemmeno far finta di star male, perché quando chiami al lavoro a dire scusate non sto bene, non riesco a venire, ti sgamano dalla voce che in verità stai benissimo. Stai sempre bene, non puoi mai prenderti una giornata off facendo finta di aver preso l'influenza. Dai, vanno dette prima certe cose. 3. Mediamente dormo un'ora, un'ora e mezza in meno rispetto a prima. Anche qua. Cioè io sono sempre stato abituato, soprattutto il sabato mattina, a stare a letto ore e ore e ore e poi alzarmi completamente rincoglionito, più stanco di prima. E adesso anche il sabato mattina mi sveglio abbastanza presto e scatto in piedi riposatissimo. Cioè dai, a me piaceva stare a letto tantissimo fino a mezzogiorno, non riesco più. Ditele certe cose, bisogna farle sapere. In verità di cose positive ce ne sono tante, adesso stavo scherzando, sono talmente tante che ho fatto un elenco, un attimo. Eccole qua le cose positive. Foglio bianco, ragazzi, non ce ne sono. Quando diventi vegano cominci a vedere cose che prima non vedevi. Tantissime abitudini che pensavamo corrette, capisci che sono veramente sbagliate. Ma la cosa peggiore è che vedi fare questi errori ai tuoi amici, ai tuoi cari. E questo ti fa veramente soffrire, perché capisci che sono degli errori che comunque si ripercuoteranno sulla loro salute e di conseguenza anche su di te in qualche modo. Poi ragazzi, parliamo della cacca. Cioè io sono sempre stato abituato a fare la cacca a casa mia, nel mio bagno, cioè mai fatta la cacca in giro, sempre avuto schifo. Adesso con tutte le fibre che mangio, cioè praticamente il cibo nella mia pancia massimo ci sta un'ora, quando invece prima potevo stare anche un giorno e mezzo senza andare in bagno e tornare comodamente a casa mia. Ma vi rendete conto? Dovete dirle queste cose qua, dovete dirle prima di far diventare la gente vegani, ditelo prima. Ma vi rendete conto che io mi sono dovuto abituare ad andare in bagno in aeroporto, nelle stazioni, al McDonald's? Dai, al McDonald's. 6 mesi fa pesavo 86,5 kg. Andiamo a vedere adesso. Settantasette e quattro. Cioè vi rendete conto? Ho perso quasi 10 kg. Mamma! Fai una carbonara, va? Vorrei approfondire un attimo la questione del peso, perché sinceramente sono un po' preoccupato. Quello che state vedendo in questo momento è il grafico del mio peso dal 2014. Sì, tengo il grafico del mio peso dal 2014. Da quando ho tolto le proteine animali dalla mia alimentazione, il mio peso è calato lentamente ma inesorabilmente verso quello che è il mio peso forma. E questa cosa mi preoccupa davvero tantissimo, perché ragazzi, se tutti quanti cominciassimo a mangiare in questo modo, ma chi se le comprerebbe più le riviste con la dieta del fantino, la dieta di Pocahontas e tutte queste diete qua? Non le compra più nessuno. Sarebbe un danno incredibile per l'economia delle riviste. Eccoli qua, sono arrivati gli esiti degli esami del sangue. Però esattamente come nel mio primo video, un mese da vegano, non sarò io a commentarli, dato che non sono un medico, ma lo farò fare al mio amico medico che già commentò i primi esami del sangue. Ciao Luca, ho visto adesso i tuoi esami. Non sono cambiati molto dall'ultima volta. E vedo che sei calato 10 kg. È ottimo, questo ti fa solo bene, perché ti allontana tutte le patologie legate all'aumento di peso e
patologie cardiovascolari. Il colesterolo è rimasto alto, ok? E sono aumentati i trigliceridi, però, ecco, è difficile collegarli alla dieta vegana, perché, come tu sai bene, è una dieta povera di grassi. Quindi, a patto che tu l'abbia seguita in modo ferreo, e non lo metto in dubbio, è difficile, il collegamento sicuramente non è diretto. Piuttosto, posso ipotizzare che tu abbia abusato di quelle cose che la tua dieta ti concede, tipo patatine e biscotti. Magari hai fatto troppi aperitivi, ecco, di solito le patatine si trovano lì. Diventare vegani è un po' come entrare in una stanza buia. All'inizio non si vede nulla e si è completamente disorientati, poi piano piano la pupilla si allarga e si comincia a vedere, ma soprattutto a capire. Capisci che sei parte del mondo e non il padrone del mondo, come ci hanno sempre insegnato fin dal catechismo. E questa armonia ti fa vivere meglio, ti fa percepire i segnali del tuo corpo, ti fa capire che la nostra pancia è un secondo cervello e ci dà in continuazione dei segnali, ti parla e ti fa capire quello di cui ha bisogno. Diventare vegano ti fa capire che davvero, come diceva Ludwig Feuerbach, siamo quello che mangiamo. E se mangi un animale morto, non potrai che avere le energie di quell'animale morto, con l'aggiunta di tutti gli ormoni e gli antibiotici di cui gli animali oramai sono pieni. Diventi consapevole del fatto che non ammazzeresti mai un animale con le tue mani per mangiarlo. Ma quando vai al supermercato e passi davanti al banco della carne, gli animali fatti a pezzi non ti fanno nessun effetto. E non ha senso questo. Io davvero voglio ringraziare Carlo e Carolina che mi hanno fatto il più bel regalo che io abbia mai ricevuto. Sono stati i 6 mesi più belli della mia vita questi. Grazie ragazzi. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. Consumare carne fa male e inoltre non è etico, ma sapete già. Ciao! Luca, dai che mi serve la cipolla! The feelings that I just can't hide, things that my heart